Oggi si festeggiano i santi martiri Ponziano e Ippolito, un papa e un antipapa riconciliati insieme e venerati come santi. Un fatto davvero insolito che avvenne all'epoca delle persecuzioni di Massimino Trace, mentre i due si trovavano insieme deportati nell'isola della Sardegna, isola un tempo famosa per il clima malsano di alcune sue località. I due, condannati ai lavori forzati nelle miniere, ritrovarono la comune ortodossia della Chiesa e scoprirono ambedue il valore dell'umiltà. Ebbero la grazia della conversione e subirono un lento martirio fatto di maltrattamenti, di fatiche e di stenti. I loro corpi sono stati riportati a Roma da Papa Fabiano, dove vennero onorati come martiri. Ma chi erano davvero questi due santi, che noi ricordiamo anche nella liturgia quotidiana? Ponziano era papa al tempo di Alessandro Severo, siamo nel III secolo, che non fu affatto severo con i cristiani, contrariamente ai successivi imperatori. Governò la Chiesa con saggezza e con tanto spirito evangelico e quando venne deportato il Santo Pontefice, per non lasciare la sede di Roma vacante, ha rinunziato al papato. Stiamo parlando di Ponziano. Il suo successore nella cattedra di Pietro fu il greco Antero. Ippolito invece era un prete intellettuale romano, uno dei più grandi scrittori ecclesiastici di lingua greca, che conosceva la filosofia classica e anche le varie sette religiose greche. Egli conobbe ben tre papi e ha avuto una grande influenza nel clero romano. Ippolito, col suo agguerrito gruppo rigorista, si opponeva alle decisioni della Chiesa di Roma, guidata da Papa Callisto, che concedeva il perdono ai lapsi. Chi erano i lapsi? I lapsi erano quei cristiani che durante le persecuzioni non avevano avuto il coraggio di professare la fede, perché questo avrebbe significato la morte, e permetteva il matrimonio tra i liberi e gli schiavi. Ippolito non accettava la linea da lui definita lassista del Papa e assunse una linea più rigorista che lo rese celebre, contrastando Papa Callisto I fino a farsi nominare anch'egli Papa, meglio antipapa, il primo antipapa della storia della Chiesa. Il contrasto è continuato con Papa Urbano I e infine con Ponziano, i tre papi con i quali Ippolito ebbe violenti contrasti. Le ragioni del conflitto erano dovute anche alla diffusione di dottrine eretiche delle quali i papi e Ippolito si accusavano reciprocamente. Prima, con Papa Callisto, è nato uno scisma che si è protratto con Urbano I e poi con Ponziano finché l'imperatore Massimino mandò i due insieme in esilio in Sardegna, dove, abbandonate le loro nomine di papa e di antipapa, i due incominciarono finalmente a dialogare. Alla loro storia si sono sovrapposte molte leggende, secondo le quali Ippolito sarebbe confuso con il carceriere di San Lorenzo, anch'egli di nome Ippolito, è morto martire nel II secolo. Nella storia leggendaria è stata inserita anche la Santa Concordia, chi è? Una martire autentica, della quale però non si sa nulla. Nella leggenda aurea leggiamo che Ippolito, dopo aver dato sepoltura al diacono San Lorenzo, morto martire su una graticola, egli distribuì a tutti l'ostia consacrata, compito questo che apparteneva al diacono martire.
Cosa succede? Decio si infuriò per questo. Fece imprigionare e fustigare Ippolito, intimandogli di sacrificare agli dèi. Intanto i servi di Ippolito erano divenuti cristiani e il fatto ha accresciuto ancora l'ira prima di Decio e poi di Valeriano. Quest'ultimo ha fatto condurre fuori porta a Tiburtina tutti i servi, ordinando di decapitarli alla presenza del loro padrone. Prima di loro era stata martirizzata la nutrice di Ippolito, appunto Concordia, che era stata gettata in una cloaca. E infine toccò a Ippolito. Questi venne legato al collo di focosi cavalli che lo trascinarono per sassi e rovi. Per questo motivo l'arte, oltre che averlo quasi sempre ritratto come erudito seduto in cattedra, indicando così la sua grande cultura greca, e talvolta come soldato romano, lo ha anche raffigurato mentre alcuni cavalli lo trascinano fino a farlo morire. Forse Ippolito, l'antipapa eretico, poi convertito e diventato martire, va distinto da altri due personaggi, ossia uno vescovo e scrittore orientale residente a Roma e un altro martire romano. Papa Damaso lo identificò con lo scrittore dotto e ribelle, l'antipapa pentito, e sulla sua tomba pose questa iscrizione, la scritta proprio Papa Damaso. Quando infierivano gli ordini del tiranno, fu prete e rimase sempre nello scisma di Novato. Al tempo in cui la spada lacerò le viscere di Santa Madre Chiesa, mentre fedele a Cristo marciava verso il Regno dei Santi, il popolo gli comandò quale direzione doveva seguire. Rispose che tutti dovevano seguire la fede cattolica. Così meritò, confessando la fede, di essere nostro martire. Queste sono ancora le parole di Papa Damaso sulla tomba del santo di oggi. E allora noi rivolgiamo a Dio la nostra fervida preghiera. Il cuore di Cristo, o mio Gesù, è il cuore del mondo. Il cuore del mondo, o mio Gesù, è un cuore straziato. Spezza il tuo costato, strappa il tuo cuore, fa scorrere il tuo sangue e scopri l'amore ineffabile che ti salva. Sangue infinito su una terra insaziabile. O mio Gesù, scorre dalla croce fino alle radici del cuore del mondo. Mondo arido e riarso, o mio Gesù, che non accoglie il refrigerio del tuo sangue generoso e fluente, quantunque dal cuore spezzato. Flusso d'amore impetuoso e travolgente, o mio Gesù, trasborda dal tuo cuore trafitto. Fiumana d'eterno amore, scorre a inondare il mondo, o mio Gesù, per riaccendere cuori spenti e rilanciare la speranza. Il tuo sangue, o mio Gesù, è linfa vitale a chi non ha spento l'ultima scintilla d'amore. Il tuo sangue, o mio Gesù, avvolge il mondo intero per trasformarlo e riempirlo di te. Avvolgi e riempi del tuo sangue anche me, o mio Gesù, affinché io pure possa vivere in te per espanderti a salvezza dell'intera umanità. Amen.